Per tanti anni ho ascoltato i racconti sulla Shoah che la follia di alcuni uomini ha generato. Nessuno potrà mai immaginare o capire la sofferenza del popolo ebraico se non varcherà il cancello di Auschwitz. Ed è varcando quel cancello, sentendo determinati odori e vedendo con i miei occhi quel luogo orribile, che la mia anima si è ammutolita. Questa è stata la mia unica reazione, il silenzio. Quando abbiamo varcato le porte di Auschwitz, ho predisposto la mia mente e il mio animo ad assorbire ogni dettaglio per preservarlo nella memoria. Osservando gli oggetti personali esposti come valigie, occhiali, pentole e persino protesi e stampelle, ho provato a immaginare le vite spezzate di coloro che li possedevano. Ogni oggetto sembrava raccontare una storia di innocenza perduta, una tragica testimonianza dell'irreparabile. Le rose in onore delle vittime. È ancora possibile sentire i passi, gli spari, le grida. Andare ad Auschwitz ha provocato in me una sensazione di vuoto e di inquietudine. Camminare tra i resti di un luogo pieno di tanto dolore e sofferenza mi ha fatto riflettere profondamente sulla fragilità dell'umanità. Vivere questa esperienza ha scatenato in me un forte desiderio di sperare in noi giovani, affinché nelle nostre vite la tolleranza e la compassione prevalgano sull'odio. Sono passati 4 mesi dalla visita di Auschwitz e le parole faticano ancora a rendere, con il peso che le grava, l'orrore che ho provato visitando i campi. Ho sentito un senso di oppressione e una tristezza che è difficile da descrivere. È stato un viaggio emotivamente straziante, ma contemporaneamente importante, che una volta nella vita ognuno dovrebbe compiere, per far sì che non si dimentichino mai le atrocità commesse in quel luogo. Dobbiamo impegnarci a preservare la memoria di ciò che è accaduto e a lavorare per un mondo in cui tali orrori non abbiano mai più luogo.